Ciao, buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana, buona primavera o quasi estate perché è scoppiato il caldo. Oggi Parliamo di due prodottini nuovi che saranno disponibili online entro sera, mi auguro, se no al massimo domani. E poi invece facciamo un discorso un pochino più così generico, l'avevo promesso, non mi ricordo a chi, di stuccature e fasciatura delle torte. Come dice Pompea, vi ribalto e arrivo fra pochissimo. Voi aspettatemi, tanto lo sapete che non vado da nessuno. Allora, eccoli qua. Io ve ne ho già preparati due, in realtà ne avevo già uno. Eccolo qua, è lo stampo a forma di, io credo che sia una ninfea questa, non vorrei dire una sciocchezza. Questi stampi li ho preparati pochissimo tempo fa, quindi se non fossero ancora pronti, abbiate pazienza, portate un po' di pazienza perché questi stampi, come vi dicevo, necessitano di una piccola attenzione in più, nel senso che dopo che avete messo la pasta di zucchero, il mio consiglio è di mettere lo stampo, meno male, è uscito bene, in frigorifero, perché altrimenti, essendo così, vedete com'è, non so se riuscite a vedere. Dici che è una dahlia, Pompea, può essere, ammetto che io sono. Forse la ninfea ha meno foglie, ecco. Comunque, dicevo, essendo molto, vedete com'è, molto definito, molto ha molti sottosquadri. Se la pasta non è un pochino più rigida, diventa estremamente difficile, ok, estrarla. Questa l'ho fatta ancora dopo, quindi speriamo che si sia solidificata il giusto. Sì, avete ragione voi, comunque è una dahlia, sono io che sono rimbambita, ma lunedì è sempre una giornata. Aiuto, è una giornata terribile per me il lunedì, vado in tilt totale. Quindi, come vedete, sono veramente molto, molto carine e molto semplici. Ripeto, l'unica accortezza è magari di tenerlo in frigorifero 10 minuti prima di andarlo ad estrarre. Quindi, che cosa facciamo? Prendendo adesso vi faccio il tutorial al contrario, nel senso che prima l'abbiamo estratto, adesso lo mettiamo. Cosa facciamo? Mettiamo un po' di CMC, mi raccomando, la CMC è fondamentale per stampi di questo tipo, ok? Perché altrimenti il rischio è che la pasta di zucchero rimanga incastrata all'interno ed è altrettanto fondamentale per stampi appunto di questo tipo di, come si dice, il tipo di pasta di zucchero che utilizzate. Perché mentre se state utilizzando un mold, ad esempio un barocco che non ha grosse, come si dice, grossi sottosquadro, che potete permettervi di utilizzare anche una pasta, non vi dico da copertura, comunque una pasta molto morbida. Per questi tipi di stampi io consiglio, se non una gum paste, sicuramente una pasta da modeling, comunque una pasta che abbia una struttura di un certo tipo, perché altrimenti, per quanto voi possiate metterla in frigorifero, la pasta rimane comunque relativamente morbida e quindi diventa decisamente difficile riuscire poi ad estrarlo perfettamente. Come avete visto, io ve l'ho fatto prima perché dovevo liberare gli stampi. Come avete visto, è semplicissimo riuscire ad estrarre il decoro, però dovete appunto avere l'accortezza di tenerli. Io qua ne avevo preparato ancora uno di un altro colore, l'accortezza di tenere appunto lo stampo in frigorifero per almeno un 10 minuti, un quarto d'ora, in modo che la pasta si rapprenda. Poi, come dicevo, dipende da che tipo di pasta di zucchero voi state utilizzando. Allora, il secondo stampo invece è un bel mattonazzo di roba, ma è bellissimo. Ve lo faccio vedere così, guardate che meraviglia. Guardate l'angioletto che dorme. Come vedete è
bello grosso, cioè su una Dammi da 15 questo fa veramente un figurone. Stesso discorso di prima, va tenuto in frigorifero perché altrimenti così grosso nell'estrarlo si va a rovinare. Io l'avevo già ovviamente preparato, quindi come abbiamo fatto a questo punto lo dico per la ninfea, facciamo in questo modo. Quindi andiamo a sputacchiare fuori l'angioletto, che non sarà, non è semplicissimo tirarlo fuori, è più che altro la testa, ma stando un po' attenti, non ho messo forse abbastanza CMC. Eccolo qua. Si è un po' deformata la testa perché non avevo messo, appunto, forse non l'ho lasciato asciugare troppo tempo. Ecco qua. Marco, ti stanno facendo le scuse pubbliche perché hanno scambiato No, la tua no, sono ninfea molto per una simili come dahlia. fiori. Sì, sono molto simili, è vero. Cammino, però. Quindi, ecco qua. E abbiamo il nuovo, il nostro angioletto, ok? Stesso discorso che abbiamo fatto per, la ninfea, dobbiamo usare un bel po' di CMC, ok? E lasciare la pasta di zucchero. Cioè lo stampo in frigorifero, in questo caso almeno un quarto d'ora, 20 minuti, perché stiamo parlando di circa 80 grammi di pasta di zucchero che devono rapprendersi. Una volta che si sarà rappreso, potrete estrarlo con un pochino di attenzione, ok? In questo caso, appunto, io non sono stata attenta alla testa, la testa si è un po' allungata, neanche avessi usato il forpice, ma non è un problema perché lo andiamo poi a risistemare, Grazie mille. ok? Ragazzi, tratatà, io vi giro un secondo, così facciamo il nostro bel discorso, quello che volevo.